Si celebra anche nel Nisseno la giornata mondiale dell'autismo. Caltanissetta insieme all'associazione ISPED, che ha promosso questa giornata, questa settima giornata mondiale, ha interamente organizzato la scuola, il primo circolo di San Cataldo, questo convegno per rimarcare ancora qual è l'importanza della patologia autistica. L'ISPED nel corso di questi anni, noi esistiamo dal 2008, abbiamo condotto la nostra attività di sensibilizzazione su diversi fronti istituzionali, le istituzioni locali, le istituzioni sanitarie e le istituzioni scolastiche. Le istituzioni locali, devo dire con grande soddisfazione che l'amministrazione comunale di Caltanissetta ha accolto con gioia il nostro invito di aderire all'iniziativa di illuminare di blu uno dei monumenti più rappresentativi della città. E questo per noi ha grande importanza, è un grande gesto di solidarietà, perché riconosce ai soggetti con autismo cittadinanza, appartenenza a un territorio, e quindi è una garanzia di tutela dei diritti dei soggetti autistici. Per quanto riguarda le istituzioni sanitarie, da quest'anno si è avuta l'inaugurazione, l'istituzione di due centri che attualmente sono operativi e sono il centro dei bambini piccoli, diciamo, il centro diagnosi e trattamento dell'età precoce dal 0 a 6 anni e il centro diurno. Tuttavia dobbiamo fare notare che ci sono delle criticità, perché ancora mancano tre figure professionali, quelle che sono previste al decreto, per i quali sono stati già fatti dei bandi di concorso, e manca solo la firma nei contratti. Se non ci sono queste figure professionali, che sono logopedista, psicologo, educatore e altre due figure che sono l'assistente OSA e l'infermiere professionale, purtroppo non si può garantire una buona efficienza del centro. E abbiamo avuto assicurazione da parte dei vertici dell'ASP, sapete ci sono stati gli avvicendamenti, e abbiamo avuto assicurazione che quanto prima provvederanno al completamento delle kit. L'ultima attività di sensibilizzazione che noi abbiamo condotto è stata verso le scuole. Però è stata sempre un'azione individuale verso l'insegnante di sostegno, l'insegnante curriculare, eccetera, eccetera. Quest'anno la novità è rappresentata da questo, che è il primo circolo di San Cataldo, e per questo ringraziamo il corpo dei docenti e il dottore Piccillo, che è il dirigente scolastico, ha organizzato, interamente organizzato questo convegno che si terrà presso la sala Borsellino alle ore 16:30. È un convegno che serve a richiamare ulteriormente l'attenzione sulle problematiche autistiche e soprattutto l'interesse della scuola come istituzione pubblica, come presenza dello Stato nel territorio.